Salve fanciulli e fanciulle, buonasera. Quest'oggi, per vari motivi, non ho potuto realizzare e pubblicare dei video, tranne i video brevi. Quindi volevo comunque lasciarvi con un saluto, una canalizzazione. Un po' della buonanotte? Non lo so. Andiamo a canalizzare il pensiero di Leo di lui, non sappiamo cosa ci dirà e cerchiamo di capirlo. Cercherò anche di eliminare questo riflesso della luce della nostra lampada da interrogatorio, da terzo grado. E qui davanti vedete due nuovi mazzetti di carte che credo vi piaceranno molto quando li useremo, mi direte. Allora, prendiamo 12 carte per canalizzare il pensiero di Leo di lui. Eccoci. Quanta fatica, che ostacolo enorme, non mi va proprio di superarlo. Ma cosa mi porterebbe? E poi perché mai io dovrei piegarmi al volere di qualcun altro? Solo perché questo qualcun altro è in grado di farsi sentire e forse anche un'autorità. Cosa comanda, cosa gestisce, cosa controlla? E poi chi è questo qualcun altro? Perché dovrei accettare ciò che mi viene imposto da chi? Da te? Dalla vita? Da lei? Da lui? Io in questo momento sono stanco di tutto e di tutti e sono pronto ad arenarmi qui, fermarmi, bloccarmi e non ci sono proprio motivi. Né ricatti, nulla che mi possa far cambiare idea. Vi farò talmente stancare di me che sarete voi a decidere di scendere. Io non vi porto più da nessuna parte. Io questo sacrificio non lo faccio più perché ciò che vedo davanti a me, dal mio punto di vista, sono solamente grane e queste grane non mi appartengono. Questo peso non mi ha dato niente e delle promesse che mi hai fatto, proprio tu che mi parlavi di grandi cose e di cose da fare assieme. Quelle promesse sono chiacchiere che ha portato via il vento. Quello che a me è rimasto è solamente il sacrificio e sono stato sfruttato, sfruttata come una bestia da soma. Zitta, ferma, accetta, fai, altrimenti lo perdi. Ma non sopporto più questa situazione. C'è una dignità, una regalità in me che non mi puoi più sottrarre, perché io non credo più alle bugie che mi dici. Queste nubi non offuscano più la mia vista, perché è vero che stavi costringendomi ad una salita comoda per te, scomoda per me, ma appena mi hai permesso con la tua arroganza e il tuo egoismo di vedere un po' più su e un po' più in là, io ho iniziato a vedere veramente bene e a comprendere, a reinterpretare il mio passato, quello che è stato con te, e quindi ad emancipare il mio futuro, perché adesso voglio essere io a scegliere, sono io re sovrano del mio destino. Quindi non pensare proprio che io continuerò a lustrare le tue scarpette e a fingere una gioia, una contentezza, una soddisfazione che effettivamente non ho mai provato. Sì, io facevo i salti mortali per te e a volte per paura di perderti ho sorriso anche quando il cuore mi andava in frantumi, quando avrei avuto voglia di urlare, di piangere, di disperarmi. E anche di avercela con te, eh no, io ho iniziato talmente tanto a fingere che a un certo punto mi sono convinta io stesso, io stessa mi sono convinta di questa farsa. Ma il gioco è finito, perché quella schiena piegata non resta più in questa posizione. E ora mi sgranchisco un po' e da questa posizione io mi innalzo
Io salgo, scendo, voglio vedere altro, voglio, anche nel dubbio di non riuscire, esistere, manifestarmi, nascere, rinascere. E quindi ho il coraggio e la forza per liberarmi da ciò che su di me grava come terra su una bara, perché viva mi avevi sepolta, vivo mi avevi sepolto. Con tutte queste responsabilità sul groppone, io mi scrollo tutto di dosso e rinasco. Altro che pesi, io voglio planare sulla vita con leggerezza e rinnovata gioia, ma questa volta non voglio fingere una gioia che non mi appartiene. Non voglio dovermi piegare al contrario per quanto ho dovuto sopportare una posizione non adatta né a me né a nessun altro. Io voglio ritrovare la posizione corretta e quindi la mia posizione nella mia esistenza e nel contesto molto più ampio delle persone che mi circondano. E voglio finalmente non avere più inciampo lungo il cammino. Ecco che sento che qualcosa di buono sta per bussare alla mia porta e sento anche che semplicemente dando un calcio, allontanando ciò che in fondo era solo una palla al piede, riesco a fare quel vuoto che è fondamentale per poter attirare qualcosa di buono affinché questo vuoto stesso venga colmato. E spero proprio e mi impegnerò tantissimo affinché questo qualcosa sia l'elemento perfetto, calzante e complementare del vuoto che riesco a fare adesso che ti dico addio. Io riparto da me, io mi focalizzo su di me, io recupero i desideri e i sogni del passato che sembravano dinanzi questa montagna svaniti. Erano al di là, io non riuscivo più a vederli perché tu mi avevi trascinato nuovamente ai piedi della montagna per divertirti come sempre fatto, facendomi salire ma sfruttando la mia onda positiva degli eventi, la mia energia, le mie risorse per essere trasportato. Tu mi hai fatto scendere, mi hai fatto abbassare al tuo livello quando io ero già più in alto. Se fosse stato vero amore ci saremmo incontrati a metà strada. Tu avresti fatto qualche passo per raggiungermi, io avrei fatto i miei per raggiungere te. Invece tu mi hai convinta a scendere. Certo, ho sbagliato anch'io che ho rinunciato a tutto, ma adesso me ne rendo conto. Te l'ho detto, adesso vedo tutto in maniera molto più chiara ed è per questo che posso fare il paragone e confrontare quella che sono, quello che sono con quello che fui e sono stata. Con quella rigidità che forse all'epoca mi è servita anche per rimanere in piedi, ma adesso quella rigidità non mi appartiene più perché rimanere tutto quel tempo umiliati con la schiena piegata e dopo tanto aver recuperato la posizione corretta mi dona la flessibilità del giunco. Adesso può accadere qualsiasi cosa, può arrivare anche la piena. Io mi chino e come il fiore che ha coraggio di esistere, mi rialzo, ma senza te sulle spalle. Ho perso anche troppo tempo e mi sono salvato al limite, quando tutto stava ormai esaurendosi. E quando anche ricordo di quella libertà e di quell'orizzonte che avevo tanto desiderato anni fa, iniziava a svanire da me. Eppure era un richiamo troppo forte. Più forte delle promesse da te ripetute, 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 delle parole banali, fini a se stesse, che hai masticato ogni qualvolta ci siamo visti e frequentati. Quelle parole restano a te, con l'impalpabilità di una realtà che mai verrà alla luce. Parole che non hanno fecondato alcun terreno, assolutamente. Io vado a recuperare il mio sole. Io la montagna la salgo da me e la salirò con fatica zero e velocità molto più fluida. Arriverò subito e vado a riprendermi quello che già all'epoca avevo quasi raggiunto, perché sono stata io a rinunciare a qualcosa di concreto, reale, per una promessa che si è rivelata semplicemente una grandissima balla. E rinunciare a quello che io stavo stringendo all'epoca tra le mani, chiudermi a questa possibilità,
Mi ha sottratto anche da quella gioia interiore che mi è sempre appartenuta, costringendomi ad una notte e ad un cielo di nubi che fino a poco tempo fa sono stati il miglior secondino che mai avrei potuto immaginare, perché era quella notte che provavo, quel cielo di nubi che mi circondava, a vegliare su di me, a controllare che io non fuggissi, nonostante un piccolo spiraglio, la mia possibilità di scelta e libero arbitrio dietro di me è sempre rimasto aperto. Io passo al di là di quello spiraglio, io cambio tutto, io ti faccio cadere e ti faccio cadere semplicemente perché io ho fatto i muscoli trasportandoti e tu ti trovi con le gambe stanche, rammollite. Perché? Perché nel frattempo non hai lavorato assolutamente sulla tua persona. Preparati anche tu a cadere e a ricominciare da zero. Cadi dalla montagna perché lì dove sei giunto non è il tuo posto, è il mio, ti ho condotto io. Riparti laggiù e se ne avrai forza, coraggio e volontà ci vedremo sulla vetta. Altrimenti, addio.